cinese, OKOY, e mi voleva LINTER, MA il club chiedeva 15 milioni per il cartellino. In un'intervista rilasciata a Transfermarkt.de, il portiere dell'Udinese Maduka Okoye ha svelato alcuni retroscena di mercato, in particolare uno riguardante i campioni d'Italia. L'interesse dell'Inter era concreto, per il mio cartellino l'Udinese voleva 15 milioni di euro. C'è stato un po' di andirivieni, ma alla fine è toccato a Josep Martinez del Genoa. La clausola rescissoria di Martinez ha ovviamente facilitato la trattativa dal punto di vista dell'Inter. Non sono triste per questo, sono felice di continuare ad essere all'Udinese. Sicuramente l'Inter sarebbe stata un sogno, ma io non mi stresso e continuerò a guardare avanti. Non mi vedo in un altro club a gennaio. Certo bisogna vedere quando e dove potrà avvenire il prossimo passo, ma il mio focus è tutto sull'Udinese. Voglio aiutare la squadra e i tifosi e arrivare il più in alto possibile. Roma. LINTERACHT non vuole lasciare sfuggire l'ex KRISTENSEN. L'Eintracht Francoforte non vuole lasciarsi sfuggire l'ex Roma Rasmus Christensen, arrivato in estate in Germania. E così il club teutonico è già al lavoro per riscattare il 27enne difensore dal Leeds. Sarà necessario però sborsare circa 10-12 milioni di euro. Liverpool, SI seguono ADEYMIEMARMOUSH. Con 9 gol in questo primo scorcio di stagione, Omar Marmoush sta letteralmente trascinando l'Eintracht Francoforte. Il 25enne egiziano, in scadenza nel 2027, è nella lista del Liverpool, rivelano dalla Germania, ma non è l'unico profilo gradito ai Reds. Nella lista c'è pure Adeyemi, in forza al Borussia Dortmund. ANDERLECHT, caccia LLALLENATOR e può arrivare dal Tottenham. Dopo l'esonero di Brian Riemer, l'Anderlecht si è messo a caccia di un nuovo allenatore. Dall'Inghilterra rilanciano il nome di Ryan Mason, attualmente vice di Postecoglou al Tottenham. L'ex viola NZOLA, a Lens ho ritrovato lei voglia di giocare. Intervistato da L'Equipe, l'ex attaccante della Fiorentina Mbala-Nzola ha parlato della scelta di lasciare l'Italia per approdare in prestito al Lens, in Francia, ho ritrovato la gioia. Qui sono me stesso, mi piace confrontarmi e scherzare con i miei compagni. Mi avevano parlato del concetto di famiglia venendo qui. Volevo capire cosa volevano dire con i miei occhi. Più tempo sto qua e più lo capisco. Tutti lavorano insieme, tutti si aiutano a vicenda, tutti si stimolano a vicenda. Qui ognuno vuole il meglio per i propri compagni e per la squadra. Cremonese, Stroppa esonerato. La Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Giovanni Stroppa. Il club grigiorosso desidera ringraziare l'allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona. La squadra grigiorossa ha 11 punti nella classifica di Serie B dopo 8 giornate di campionato, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi, l'ultimo domenica scorsa in casa con il Bari, e 2 sconfitte. Napoli, dopo LA sosta incontro con KVARA per il rinnovo. Secondo quanto riportato dall'edizione georgiana della Gazzetta dello Sport, dopo la sosta delle nazionali e entro la fine del mese di ottobre ci dovrebbe essere un incontro tra l'agente di KVAI Kvaratskhelia e i dirigenti del Napoli per portare avanti la questione rinnovo.
Sembrerebbe esserci da entrambe le parti la volontà di proseguire insieme e il club sarebbe pronto a offrire un prolungamento fino al 2029 a 6 milioni di euro l'anno. Nel caso in cui l'accordo venisse raggiunto, Kvara diventerebbe il calciatore più pagato della rosa al pari di Romelu Lukaku. Monza, Maldini. Tornare al Milan? Tutto è possibile. Così Daniel Maldini, esterno del Monza appena convocato in nazionale da dove ha parlato in conferenza stampa, su un possibile ritorno al Milan: non ci sto pensando, tutto è possibile, penso a fare bene, poi si vedrà. Torino, spunta il CHOLITO Simeone come sostituto di Zapata. Il grave infortunio di Duván Zapata ha costretto il Torino a ritornare sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il colombiano. Se dalla lista svincolati l'ipotesi più suggestiva porta il nome di Mario Balotelli, spunta però anche un calciatore che attualmente gioca in Serie A. Si tratta di Giovanni Simeone. L'attaccante del Napoli non è una prima scelta di Antonio Conte e finora ha giocato 133 minuti segnando un gol contro il Bologna alla seconda giornata. Non si registrano ancora dei contatti tra le parti, ma l'interesse per il Cholito sembrerebbe reale. Roma, SI cercano due esterni per gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma è a caccia di due esterni d'attacco per la sessione invernale di calciomercato. Il primo nome sulla lista del direttore sportivo Ghisolfi sarebbe quello di Jeremy Eboga, attualmente al Nizza, in Italia ha vestito le maglie di Atalanta e Sassuolo. Proprio dai neroverdi arriverebbe invece l'alternativa, Armand Lauriente. In questo caso, però, la trattativa potrebbe risultare molto più complicata visto il progetto degli uomini di Grosso per tornare in Serie A. Depay Corinthians ai titoli di coda? Colpa dello sponsor. L'avventura di Memphis Depay al Corinthians potrebbe assumere un risvolto tanto negativo quanto inaspettato. L'attaccante olandese era arrivato in Brasile quest'estate dopo essersi svincolato dall'Atletico Madrid, firmando un contratto fino al 2026. Ora, però, l'esperienza potrebbe clamorosamente chiudersi. Come riportato dalla stampa Verde Oro, la società di scommesse Esportes da Sorte, principale sponsor del club, paga gran parte dello stipendio di Depay, ma è stata indagata per attività criminale. Il rischio è la rimozione del proprio logo dalla maglia del Corinthians e in mancanza di soldi bisognerebbe, quindi, trovare chi è disposto a pagare l'ingaggio dell'attaccante. Belgio, Tedesco, vorrei lavorare in Serie A. Domenico Tedesco, CT del Belgio, non nasconde la voglia di allenare in Italia in futuro. Ci sono stati alcuni contatti nel passato, nel corso degli anni. Non è un segreto che vorrei lavorare in Serie A, un giorno. Ma non ho idea del se e del quando potrà accadere, le parole al Corriere dello Sport. Casadei. Napoli, Milan e Juventus su di me? Ecco cosa c'è di vero. Cesare Casadei, giocatore del Chelsea, ha parlato a Tutto Sport. Le voci su Napoli, Milan e Juventus? Ho parlato con Maresca e ho deciso che restare sarebbe stata al 100% la soluzione migliore. Sono rimasto qui senza valutare possibili prestiti. Né al momento lo penso per il prossimo mercato invernale. Juve Pogba verso LA risoluzione, poi Marsiglia o MLS. La Juventus e Pogba tratteranno presto la risoluzione del contratto in scadenza 2026 dopo la squalifica per doping del centrocampista francese. Secondo Tutto Sport, Pogba poi potrebbe andare negli MLS, a casa a Miami, ma attenzione al Marsiglia di De Zerbi dove ritroverebbe Rabiot.